Phineas Cavallo Goloso. Forza. Come minimo adesso ci sarà copyright per questo sottofondo musicale. Io ci canto sopra, così è cover. Distruggo la magia della cavalcata, ma chi se ne frega, ma andiamo. Non può essere andata lontano, la troveremo. Ragazzina testarda. Si comporta spesso così? Non così. Non so cosa sta succedendo. Ma queste zone, non è che c'è qualcosa di nascosto? Clop, clop, clop. Sì, ma sull'asfalto gli fa male. Con gli zoccoletti. Io però devo dare un occhio qua. Mi fai scendere? Furia. Come si fa a scendere sta merda? Non puoi scendere. Ma va a cagare, volevo dare un occhio. Vabbè, si vede che non c'è niente. Comunque la Rockstar già in Red Dead Redemption aveva fatto un lavoro epico sui cavalli, perché questi sono fatti bene, guarda il pelo lucido, quello che vuoi, però in Red Dead quando camminavano si vedeva la muscolatura, sì, muoversi. Non è andata di qui. Tutti i muscoli erano veramente realistici. Madonna che gioco, ragazzi. Ecco, un altro gioco che vi consiglio, Red Dead Redemption. Se qualcuno non l'ha fatto è un pazzo, cioè è un pazzo. Che belli i capelli del cavallo. La criniera, il crine. Se uno l'ha fatto, c'è qualcosa che tocca, dovete farlo. Se non l'avete fatto per svista, è nel bosco. Che magari è che ti è venuto in mente. Vi è passato di mente, o perché che cavolo ne so, avete i vostri motivi, recuperatelo assolutamente. Su, forza. Perché è veramente un'altra. È un'altra perla. Bap. Attenzione, cavallo quattro tempi. Burp, burp. Dap. Altre impronte. Andiamo. Ok, bene. La torcia a cavallo. Andiamo nelle valli di Skyrim. Le valli magari, non le. Oh, qui c'è qualcosa. Oh, no, ma perché? Perché mi devi fare questa insenatura? Non mi viene voglia di guardarci. Orca. Cavallino. Ehi, hey, wow, wow, wow. Porca puttana. Quanti ne vedi? Cazzo, sono troppi. Merda. Fai il giro, ti copro. Non ho nulla. Non ho nulla. Andare a prendere quello con la molotov. Merda. Pezzo di merda con la molotov. Guardalo. Stronzo cretino. Oddio. Via via giù. Oddio. Dai, che il potere di Walker Texas Ranger sia con me. In the eye of a ranger, nera nera. Nera 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 nera. Pam! Bravo! Funzionato! Grazie Walker! L'ho sfiorato! Ho buttato via il proiettile del. Te ti ho visto! Vai a cagare, va! Come circondiamolo? Veramente? No, eh? Oh, grazie. Ho la freccia. Ho le frecce della fine. Oh. Merda! Sì, dai, fatti male, no. Madonna, l'accetta mi ha salvato. Sì, colpisci. Madonna, sto schiacciando tutti i pulsanti, tutti! Grazie. No, ma che cazzo, ho sparato anch'io! Aiuto, cosa faccio? Ho trovato i colpi del cospero.
Uno. Tommy, ecco. Ci spariamo. Sparatori della Last of Us, 8 metri quadrati. Morto. Ma dove è andato? Allora, ho sparito il cadavere, che è possibile. Oddio! Oddio! Oddio mio, mi ha teso una trappola incredibile. Via. Ciao, ciao. Merda, mi ha sfiorato. Mi ha sfiorato tantissimo. Ah, sì, tu, stavo per sparare a te. Ce n'hai dietro uno, ma lo vedi? Dai! Tommy, ma che cazzo fai? Cioè, ma... Non ce ne sono altri. Figa, che buggato di merda che sei anche tu, Tommy. Porca puttana, mi vieni incontro tranquillo con uno dietro, armi spianate. Manco si gira, vede che sparo, manco si gira a dire ma... Magari qui? Dobbiamo prendere i cavallucci? Torniamo sì. Ai cavalli. Non sono scappati, non ho paura. No, avete visto che roba? Ma... vabbè, scriptato, vabbè, dai, facciamo finta di niente. Facciamo finta... Ormai è un po' che facciamo finta di... di cose che non vanno su questo gioco, però. Stiamo chiudendo più di un occhio. No, sono tanto belli i personaggi, la storia, che... questo... ci passo sopra volentieri. Come fai a scendere? Non si può. Quella cos'è? Cos'è questa valle qui? La valle incantata? Non c'è niente. Madonna, sti cacciatori di merda, quanto li odio. Sono molto più simpatici gli infetti, eh. Almeno fanno i versi. Qua The Walking Dead, eh. Siamo vicino alla, alla prigione, sì. Andiamo. Madonna, sono ferito tantissimo, altro che balle. Ah, l'ho detto, signori. L'ho detto. Sparite le macchie, neanche con Dixon. Ce la fai? Ok, bravo. Cavallo equino, è un cavallo equino. Lo stiamo? Guarda, vicino al è la fattoria! Quello è la fattoria cavallo. Di Walking Dead. Qui. È la fattoria. Hidden Pines Corral. Facciamo la sfida all'Hidden Pines Corral. La zona sembra tranquilla. Ultime parole famose. Joel, che cazzo le dici a fare? Vabbè. Poi non si capisce dove stia guardando. Revolver com'è? Bello. Tanti colpi. Non saranno troppi. Attenzione. Ellie. Ah beh, allora, se devi entrare così... faccio senza abbassarmi. Oh, il solito. Oh, Gesù Cristo. Arri- già. Chiastrina, vediamo che numero è. La 317. Brent Pino. Cioè, si chiama Pino? Ma chi ci crede, dai? C'è uno, si chiama Pino. All'Hidden Pines Corral. Vabbè. Pino. Io vado su, eh? No, col cazzo. Prima sto qui. C'è un medico, c'è una barretta, c'è... E la madonna, che pongone in cucina. Quella lì sì che è una bella ponga, eh. Straccetti. E qua ci sono dei vestiti detenuti da Dio. Se volete cambiarvi, magari. Sono delle belle pentole. In HD. Andiamo su. Ci vediamo il discorso con Ellie. E poi chiudiamo.
Cavacca, volano. 15 minuti, ragazzi, volano. Io per una serie... Sì, è vero che magari troppo lunghi, dopo stancano, te li guardi... con meno voglia di andare avanti, però almeno uno ogni tanto... Io li farei da mezz'ora, minimo. Però uno ogni tanto da 50 minuti... ci potrebbe stare. Però vabbè, amen, dai, è così. Anche troppo che hanno dato la possibilità di... hanno dato un servizio, diciamo, quasi gratuito. Allora, io voglio andare a vedere quale sarà Ellie, perché non voglio... voglio esplorare. Io vado qua, dai. Porca puttana, ho beccato quella con Ellie, porca troia. Spero di poter guardare nella stanza anche dopo. Si preoccupavano solo di questo. Ragazzi, film... scegliere quale maglietta abbinare a una gonna. È bizzarro. Alzati. Bizzarro. E se dicessi di no? Ti rendi conto di quanto valga la tua vita? Eh? Scappare in quel modo, metterti in pericolo, sono gesti stupidi. Beh, allora direi che la delusione è reciproca. Poverina. Che cosa vuoi da me? Ammetti che è dall'inizio che cerchi di sbarazzarti di me. Tommy conosce questa zona meglio. Senti, mi dispiace, mi fido più di lui che di me stesso. Basta con queste stronzate. Cos'è che ti preoccupa tanto? Che faccia la stessa fine di Sam? Non possono infettarmi. So badare a me stessa. Quante volte ce l'abbiamo fatta per miracolo? Beh, finora ce la siamo cavata bene, no? E ora te la caverei anche meglio con Tommy. Io non sono lei. Sai? Cosa? Madonna, Ellie. Maria mi ha parlato di Sara. Ellie. No. Stai scherzando col fuoco. Attenta a quello che dici. Mamma mia. Mi spiace per tua figlia, Joel. Ma anch'io ho perso qualcuno. Tu non hai idea di ciò che significhi. Tutti quelli a cui volevo bene sono morti o mi hanno lasciata. Tutti! Tranne te, cazzo! Madonna santa. E non dirmi che sarei più al sicuro con qualcun altro, perché la verità è che avrei solo più paura. Hai ragione. Tu non sei mia figlia. Io non sono tuo padre. E ognuno andrà per la sua strada. State pronti, non siamo soli. Signori, boh. Due stanno entrando. L'ho visto parecchie volte. Sempre come se fosse la prima. Incredibile. La recitazione, il doppiaggio è... Controllate di là. No, subito. Vieni fuori, codardo. Non m'ha visto. Mamma mia, sono... c'ho la pelle d'oca, giuro. Adesso sono arrivati sti stronzi. Io questo me lo faccio. Sì, 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 sì. No, il coltello! Dovevo farmi il coltello! Ma ce n'ho uno! Ma è vero che era buggata la porta l'ultima volta? Il coltello ce l'avevo di già. Bastardo. Buggatissimo. Oh. Merda! Abbassati! Bastardo! Vabbè, morto bastardo. Tu, Tommy, mi raccomando, non fare un cazzo. Signori, vi saluto qui. Ripuliamo la casa nel prossimo appuntamento. Avrei voluto essere un pochino più tranquillo dopo una bella parte come questa. Però ne parliamo magari la prossima puntata. Io mi nascondo qua in bagno. Guarda. Oddio! Madonna, c'è il macete questo. Se mi becca, sono morto. Ammazzalo! Grazie. Ritorniamo nel mio angolino magico che mi porta tanta fortuna e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, grazie.